È grazie alla capacità simbolica che noi, che la nostra specie, ha acquisito l'abilità di progettare, di declinarsi al futuro. E se ci pensiamo, viviamo nel futuro. Una parte rilevante della nostra vita si declina al futuro. Per esempio, teniamo delle agende per accordare quelli che sono i nostri impegni con il futuro. Costruiamo dei monumenti per declinare la nostra memoria nel futuro. E anche se ci pensiamo, è un monumento, anche un monumento molto particolare, la fotografia. Ci fidiamo delle previsioni del tempo e quindi di che cosa queste ci dicono per il futuro. Alcune persone, molte persone, si fidano dei maghi e degli astrologi per riuscire a divinare il futuro. Il denaro è una promessa infinita, è una promessa di futuro, e noi mettiamo i soldi nelle banche per essere sicuri di essere coperti in futuro, e le banche a propria volta investono questi soldi in futuro, nel futuro, anche se poi molto spesso non in maniera, cioè in maniera sbagliata. Le assicurazioni sono una forma di fiducia nel futuro, e alcune di queste assicurazioni sono obbligatorie. Molti giocano in borsa oppure giocano d'azzardo, e anche questa è una maniera di fidarsi del futuro, di credere nel futuro. Prendiamo beni a credito a rate, ci sono aziende la cui unica attività è quella di cercare di indovinare il futuro e di proporlo ad altre aziende, le quali proprio mettono all'interno dei loro piani industriali la dimensione del futuro. La stessa etimologia del termine progetto, se noi andiamo a cercare l'etimo, il termine progetto, ci accorgiamo che deriva dal latino, da una parola latina che significa gettare al di là. Ma al di là di che cosa? Al di là certamente di tutte le difficoltà che qualsiasi progetto incontra nel corso della sua vita, ma soprattutto gettare al di là del tempo. E lo stesso termine speranza, la parola speranza, che è il cui significato e la cui dimensione è soprattutto umana, non significa forse l'augurarsi, l'auspicio che tutta una serie di nostre considerazioni, di nostre aspettative nel futuro incontrino quelle che sono le nostre aspettative. In qualche modo noi vogliamo essere pronti per il futuro, anche se si tratta appunto di una scommessa, di qualcosa che è estremamente difficile. Noi vorremmo controllare, moltiplicare, sovvertire il futuro. Anche al di là delle opportunità biologiche, delle nostre capacità biologiche, vorremmo farlo con la nostra prima vita, la vita biologica, con la nostra seconda vita, la vita nella dimensione simbolica, e anche con la terza vita, la vita che stiamo dando a tutte le entità che sono il frutto, che abbiamo costruito grazie alla cultura umana. E probabilmente siamo la prima specie che ha consapevolezza del tempo, che si tratti di un salto evolutivo che la natura ha compiuto,